Tu non mi conosceva, è successo, e poi sempre erano le SS, non era la Wehrmacht, non erano i soldati normali. E secondo me poi alla fine forse questo l'ha aiutata a vivere, perché certamente uno che chiude gli occhi e vede queste scene davanti deve essere veramente tremendo. Comunque, ecco, tante cose succedono. La vita è bella è stato un film dove l'hanno chiamato sul set con Marcello Pezzetti, che è lo storico, e lui non voleva andare. E gli ho detto, senti, vai, tanto vedi come si gira un film, è una cosa un po' diversa, non si sa neanche cosa vogliono da te. E così è andato, e dice che c'era una scena che ripetevano con questo bambino con la carriola, e lui gli ha detto che non poteva essere così. Dice, ma Benigni gli ha detto, no, io non voglio fare un film storico, voglio fare un film a modo mio che parli di questa cosa. Dice, vabbè, io pensando a lei e alla Shoah, dice, non riesco a capire il nesso che c'è. Dice, vedrà. E infatti poi è stato fatto questo film. Io ero molto arrabbiata perché la segretaria di produzione non ci ha mandato neanche un biglietto di invito con tutto ciò che c'è di nuovo in Shlomo Sud per vederlo. Non l'ho visto finché non è uscito in cassetta. Giuro, perché ero così inquieta. Comunque, Schindler List è un'altra cosa, certamente. E lui diceva sempre, Schindler List è duro, però quello che era lì, non immaginate di quello che era. Un respiro, un qualcosa, già non c'era più, non c'erano motivazioni. E poi questo, appunto, cercare di completamente spersonalizzare la persona, che diventi un automa. Se tu riuscivi un po' a mantenerti sano di mente, già era un miracolo, anche perché avevi fame. La fame di Auschwitz, nessuno ne parla. Guardate, la mattina loro ricevevano tutto il campo, una gammella, perché avevano per mangiare una specie di pentolino, che si chiama gammella, un mestolo di un liquido che non si sapeva che cosa fosse, però era caldo, non si sapeva se era artiglio, se era che cosa c'era dentro, però era caldo. Mezzogiorno arrivava il pentolone con la zuppa, chiamiamola, di cui tre quarti era solo acqua. Le bucce delle patate con un po' di pezzettini di cavolo erano giù in fondo, e colui che distribuiva questa minestra, in base, diciamo, se era un ungherese, cercava, se c'erano degli amici suoi, di andare a pescare qualche pezzettino in fondo, se no ti dava sopra quel mestolo di acqua calda che tu bevevi e finito. Questo era il pranzo. E la sera un sesto di un pane nero, che era come un mattone, dice Shlomo, diviso in sei, con 20 grammi di margarina. Questo era il mangiare di Auschwitz. Quanto puoi resistere? Quanto puoi vivere con questo? Anche un ragazzo giovane. Era terribile, la fame, sempre la fame, la fame. Loro però del Sonderkommando, questo lo devo dire, erano per questo dei privilegiati, perché quando entravano tutte le persone nella camera a gas, loro dovevano fare dei pacchi con i vestiti che ordinatamente erano stati lasciati, che naturalmente non tornava nessuno, e dovevano mettere per esempio un cappotto e dentro una giacca, dei pantaloni e fare dei fagotti, poi veniva un camion a portarli via al Canada Comando, che era un comando speciale dove venivano smistati i vestiti, ci lavoravano fino a 1000 ragazze. E prima di fare questi fagotti, loro mettevano le mani nelle tasche delle giacche, dei cappotti, e trovavano qualcosa, un pezzetto di pane, due zollette di zucchero, un biberon di un bebè. Questo qua lo prendevano e non diceva niente l'SS, non li maltrattava. Loro lo mettevano nella cucetta su, perché dormivano dentro nella camera a gas o del fuoco. Era come una fabbrica di mattoni, questo edificio dove c'era camera a gas e forni crematori, e sopra gli abbaini dormivano loro, avevano le cuccette, e non rubavano neanche uno all'altro, perché un pezzetto per uno ce l'avevano. E questi li aiutati a vivere, a sopravvivere, perché era un lavoro anche molto faticoso, a parte l'aria che respiravano e tutte queste cose qui. Comunque io spero, guarda,
Shoah è una cosa troppo grande, troppo importante, ma viene presa un po' sotto gamba, secondo me. A Roma e moltissime scuole non fanno niente. Non dicono neanche io, ecco, uno dei miei 6 nipoti. Quando andavo in prima media, dicono, lui poi voleva molto bene al nonno, quando mio marito è morto ha sofferto veramente tanto, aveva 11 anni. Dico, cosa avete detto, cosa avete fatto per il giorno della memoria? Niente. Dico, ma la prof di italiano non vi ha detto 2 parole? No. Seconda media è la stessa cosa. Terza media, poi è andata a Firenze, non so se gli ha detto, non gli ho chiesto più. Noi facciamo noi. Altre scuole fanno tante cose, a parte che si va col sindaco ad Auschwitz. E questo è molto importante. Secondo me è un viaggio importante, però dovrebbe essere spiegato molto bene prima. Se l'insegnante non sa cos'è il giorno della memoria, che gli vai a dire a quei ragazzi? All'ultimo momento Marcello Pezzetti mi fa 2 lezioni agli insegnanti, ma è un po' pochino, comprate un libro, comprate 2 libri, non sarà mica la mia, io tante volte dico questo libro di Shlomo, costa 10 euro, con Amazon lo costi 8, cioè leggetelo, però leggetelo, perché se no non, oppure ecco un libro, perché Primo Levi è un po' diverso. Non... Si può ripetere il titolo del libro? Sono il comando Auschwitz. E questa è la prefazione che ha fatto la Simone Weil. Laura Simone Weil, cioè quella che la Simone Weil dice che è la stata presidente della Comunità Europea, si sta in campo si scrive diversamente. Comunque lei ha fatto la prefazione, ma il signor Walter Veltroni, che ho sentito l'amico, perché tuttora quando ci vediamo ci baciamo, lui non ha voluto che ci fosse il nome della Simone Weil, solo il suo, prefazione di Walter Veltroni. No, no, per dire, tutte le altre lingue, perché è stato tradotto in 23 lingue, tra cui il giapponese, una regione dell'India, che io non so neanche capire di dov'è, tutta l'Europa, dappertutto c'è scritto Simone Weil.